La Mazzica mette l'abito e le grandi occasioni per il derby di scena a Capistrello di fronte ad un pubblico ovviamente numeroso ed entusiasta per due compagini che stanno portando a casa con profitto i rispettivi obiettivi, diversi ma uguali nelle ambizioni rapportate ai loro blasoni e bacini di utenza ovviamente. Si gioca in una giornata freddissima e neanche il fiato di una tifoseria accalcata nella tribuna può niente. Assenti Fantauzzi e Fantozzi nelle file dei locali, bisegna fra gli ospiti, tutti per squalifica, sono numerosi gli ex di turno e uno di questi, pendenza, dopo pochi secondi di gioco, prova subito a sparigliare senza pietà per i suoi ex colori. Diagonale che termina a lato però e così il match può correre lungo binari più lineari verso la sua storia che ci raccontano l'emozione del giovane Cipriani che al nono si fa sfuggire un altro ex, Lombardo, che termina a terra sul susseguente contatto. È rigore dal dischetto calcia Dos Santos che non spiazza ma colpisce, indirizzando subito il derby e infiammando la curva nord in trasferta nella vicina Capistrello. Ma i Granata non si danno per vinti, al 24esimo trovano subito il punto del pari. Cross telecomandato da Mastrone, probabilmente il migliore dei 22 in campo, interviene Franchi e Michael Di Girolamo si salva in prima battuta. Poi però De Rocis perfeziona l'opera e con un preciso tapin deposita in fondo al sacco. Entusiasmo palentino, scoramento biancoverde per un match che ha ancora molto da dire e lo dimostrerà. Partita tattica ma godibile, ritmi alti, Aezzano che prova a scuotersi al 33esimo con Laguzzi che pennella uno strano tiro cross dalla traiettoria insidiosa ma che si perde dall'altra parte dell'area. Brivido per i Granata ma più o meno dallo stesso ciuffo d'erba, appena 3 minuti più tardi Dos Santos in veste di assist man tira fuori la giocata della domenica pulendo un pallone tutto d'oro per la corrente pendenza che solo Soletto riporta avanti i suoi. Avezzano sul 2-1 ed ora più guardingo e avveduto e così c'è spazio per assistere solo a questa incertezza di Michael Di Girolamo e rimane a metà strada proprio in chiusura di tempo ma non viene uccellato da nessun giocatore di casa. Ripresa che fatica a decollare, pallino del gioco nelle mani dei Granata, ma è supremazia sterile almeno sino al 17esimo, quando Daniele Di Girolamo si improvvisa colpitore di testa, ma l'estremo biancoverde è attento e neutralizza senza problemi. 19esimo, altra sortita capistrellana. Cipriani appostato sul secondo palo, carica ma trova solamente l'esterno della rete. 26esimo, Lombardo cerca la profondità, il cross è interessante ma non trova la sponda da parte dei compagni di squadra e così l'azione sfuma. 35esimo, il neo entrato Kras carica dal limite in bello stile ma Mario Di Girolamo in questa sagra dei Di Girolamo mette la sua firma in calce distendendosi e bloccando in bello stile. È l'ultima occasione del derby che al triplice fischio arbitrale sentenzia che l'Aezzano ha un piede e mezzo in Serie D ormai. Per il Capistrello, applausi e 0 punti, ma la questione salvezza sembra risolvibile da qui a poche settimane. Mister Torti, un derby per la vittoria in campionato. Beh, non lo so se adesso per la vittoria in campionato, però era una partita difficile, lo sapevamo, d'altronde è un derby, l'hai detto tu, no? Però penso che la squadra abbia fatto una bella partita, una grande partita, al cospetto di una squadra che per tradizione, l'ho detto anche ieri a un collega tuo, mette in difficoltà tutti, per cui sapevamo delle difficoltà, però la squadra ha giocato con personalità. E certo, è una vittoria importante, anche tenuto conto del fatto che le altre due inseguitrici hanno pareggiato, noi ci siamo messi diciamo, a 7 punti dal Giulianova e ipoteticamente a 6 dall'Aquila, è ovvio che abbiamo messo un bel mattone per questa vittoria del campionato, però la matematica ci dice che ancora non abbiamo fatto nulla e quindi dobbiamo stare ancora sul pezzo e pensare alla partita di domenica. Adesso ci godiamo questa grande vittoria perché, ripeto, è stato un derby combattuto e quindi alla fine va bene così, dai, siamo molto molto contenti. Servivano testa e gambe, le avete avute entrambe, più delle vostre rivali. Sì, ma a questo punto del campionato, come hai detto tu, servono testa e gambe, bisogna stare sul pezzo, bisogna stare tranquilli e sereni, però con quella motivazione, quella cattiveria che ci vuole per vincere le partite. Oggi qui è una partita dove ci vuole appunto una motivazione, una cattiveria particolare e penso che la squadra l'ha messa e ripeto, sono contento per la vittoria, per i ragazzi, per quello che stiamo facendo, perché abbiamo fatto un percorso eccellente, stiamo facendo un percorso eccellente e penso che questa posizione di classifica l'abbiamo meritata ampiamente. Per chiudere, come hai visto il tuo, fra virgolette, Capistrello? No, Capistrello è una squadra
importante. Peccato magari oggi mancavano due persone, no? Uno Fantauzzi, che è un giocatore che a sta categoria non ci azzecca niente, no? E Fantozzi, però è una squadra che, ripeto, c'ha i giovani bravi, c'ha elementi anche esperti di grande valore, Franchi, Di Girolamo Mario, Di Girolamo Daniele, che mettono in difficoltà tutti. E quindi aver vinto qua con questa personalità, con questo io, mi fa enormemente piacere, vuol dire che la squadra ha capito l'importanza di queste ultime partite. Gianluca Giordani, ti vedo un po' triste. Ma triste, più che triste, sono arrabbiato, perché penso che meritavamo il pareggio, ma al di là di questo mi è dato fastidio il modo con cui è stata diretta la gara dal direttore di gara, appunto. Non mi è piaciuto il suo metro di giudizio. Gestione dei cartellini? Gestione dei cartellini, lasciamo perdere, però vabbè, andiamo avanti, hanno vinto. Ha vinto la squadra che è la più forte del campionato. Penso che oggi, con la vittoria di oggi, abbiano vinto il campionato, e faccio i complimenti a loro perché se lo meritano. Posso dire condizionati dall'assenza? Sì, sì, ma l'assenza è stata tutta colpa nostra. E quindi è colpa nostra se oggi abbiamo giocato con qualche giocatore in meno, perché mercoledì dovevamo gestire meglio quella partita che avevamo stradominato. Però nonostante tutto, quel chi ha giocato, ha messo il cuore, ha dato tutto quello che poteva dare. Purtroppo però loro sono stati più bravi a concretizzare l'occasione che hanno avuto e sono stati anche altrettanto bravi a difendersi. Campionato finito in vetta? Ma io penso proprio di sì, penso di sì. Appuntamento alla salvezza rinviato per voi, ma se la squadra è questa, insomma, i contenuti ci sono. Sì, i contenuti ci sono, ma ci sono da tanto tempo che giochiamo, anzi, altre partite secondo me molto meglio anche di oggi. Però la salvezza è ancora lunga, perché sotto corrono e quindi dobbiamo ancora fare questi benedetti 6-7 punti che servono per la due vittorie. Due vittorie, ma le vittorie vanno fatte.